Bene, benvenuti anche in questo nuovo video. Oggi usciamo un po' dai canoni tradizionali dei nostri video e quindi andiamo con il video. La domanda che più mi fate è sempre la stessa: che auto mi consiglia? Bene, andiamo a fare un po' di chiarezza in questo argomento, che è sicuramente un argomento molto complesso. In molti casi compriamo auto usate, scadenti. Il fatto è che nell'acquisto di un'auto intervengano fattori psicologici così potenti che in molte occasioni, quando le persone te lo chiedano, non ti chiedono quale sia l'auto più adatta alle loro esigenze, ma quello che stanno cercando di fare è confermare che l'auto che piace a loro e alla loro famiglia sia quella giusta. E se dici di no, se io rispondo di no, allora la conversazione si trasforma in una conversazione che può essere anche un po' spiacevole o deludente per la persona che vuole acquistare l'auto. E alla fine le persone hanno dei pregiudizi quando acquistano un'auto in molte occasioni. La gente in generale, e anch'io, abbiamo un pregiudizio per cui non facciamo un esercizio di ragionamento al 100%, altrimenti tutti guiderebbero una Dacia Sandero o qualcosa di simile, giusto? No, quello che facciamo è cercare l'auto, ma anche che ci piaccia, che abbia un certo livello di prestazioni, che abbia un certo livello di eleganza, che nella nostra testa corrobori certi attributi che abbiamo e che vorremmo avere quando si acquista un'auto nuova. L'acquisto di un'auto è estremamente complesso perché i punti di utilità si uniscono ai punti dei desideri, si mescolano diventando qualcosa di molto irrazionale. E ricordiamoci che la differenza rispetto all'acquisto di una maglietta, di un pantalone, di una scarpa da ginnastica o di un mobile per il soggiorno è che questo è il secondo acquisto più importante per una persona o una famiglia. Motivo per il quale è molto importante che lo facciamo bene è che proprio quella parte razionale che tutti noi abbiamo quando abbiamo un'auto è sufficientemente ben controllata. Bene, ora abbiamo un problema. Sì, ne abbiamo molti quando si tratta di acquistare auto nuove e usate. Il problema principale dell'auto è il prezzo. Sappiamo già che in Italia l'80% delle auto vendute ha un prezzo tariffario inferiore a 30.000 euro. Oltre a ciò c'è il 20% delle persone che acquistano auto a un prezzo superiore e possono scegliere in una varietà molto più ampia. Ma sotto i 30.000 e vi dico di più, sotto i 20.000 euro, le cose sono molto complicate e l'offerta è molto più ridotta. Qual è il risultato di tutto questo? Ebbene, il risultato è che molte persone dovranno per la prima volta acquistare un'auto usata, mentre prima consideravano l'acquisto di un'auto nuova. Naturalmente parliamo del singolo mercato e colpisce, sorprende come il prezzo medio del costo di un'auto usata si aggiri già attorno ai 20.000 euro. Se togliamo dal centro l'equazione dei veicoli da 1.000 euro, sono quelli che cambiano di più di mano e quelli che sono proporzionalmente più costosi da possedere e mantenere, se li tieni, a causa della quantità di problemi che ti daranno. Ma il fatto è che spendiamo già praticamente più soldi acquistando auto usate e nuove. E ovviamente molti diranno: visto che comprerò un'auto usata invece che una nuova e spenderò soldi in quantità che era quello che avevo programmato di spendere per un'auto nuova, beh, io lo farò per concedermi il piacere di acquistare un'auto di categoria superiore a quella a cui posso aspirare acquistando un nuovo. Ed è allora che guardi l'elenco delle marche più cercate in Italia e scopri che in prima posizione c'è BMW, in seconda posizione c'è Volkswagen e in terza posizione c'è ancora BMW, in quarta posizione Audi, eccetera. Nel generale marchi premium o marchi che hanno prodotti un po' più costosi della media, come nel caso di Volkswagen. Ed è qui che ci ingarbugliamo e inizia il problema.
Vedi, sto per dirvi una cosa che probabilmente vi lascerà a bocca aperta. La Spagna, dove vivo, ma l'Italia è molto simile, è diventata un paese importatore di automobili, mentre è sempre stata un paese esportatore di automobili. E non mi riferisco solo alle fabbriche che abbiamo qui, il secondo paese europeo con l'ottavo numero di fabbriche al mondo nella produzione di automobili, ma mi riferisco alle auto usate. Sono sempre venuti da altri paesi per comprare auto in Spagna e per portarle in altri paesi. Ora, a causa del boom delle auto usate che abbiamo, è sommato ad altri fenomeni come l'alto costo delle auto a noleggio, dovuti a diversi fenomeni, la Spagna è diventata un importatore di auto. Dobbiamo dire che ciò che è importante, le auto usate da fuori, per poter servire tutto il mercato. E lì, amici miei, è lì che i problemi cominciano ad aumentare. È come una bomba a orologeria. Importiamo le migliori auto usate sul mercato? Ovviamente no. I dati sono scioccanti. Il 75% delle auto che provengano da fuori della Spagna o dell'Italia hanno 10 anni o più. In altre parole, acquistiamo già auto che normalmente hanno avuto almeno due proprietari o più di due proprietari. Infatti, le auto con due o più proprietari rappresentano la percentuale principale e sono ben al di sopra della media. E il fatto interessante è che circa il 55% delle auto portate da fuori hanno 15 anni e più. In Italia, infatti, il chilometraggio medio delle auto che circolano è di 166.000 km e circa il 50% del parco ha più di due proprietari e ha più di 14 anni. In quel caso, il 50% del parco, quindi abbiamo un parco auto tremendamente invecchiato. Abbiamo un parco tremendamente chilometrato e ora abbiamo anche un parco auto importate che hanno una foto, un ritratto robotico molto simile a quello che già circola qui. È molto interessante e sorprendente vedere che molte delle auto che vengono portate da fuori sono auto che hanno già 15 anni. E qui c'è una perfetta fonte di frode per i truffatori e per chi ruba ai privati, che pensano di comprare una buona macchina perché, strada facendo, con il cambio di documenti si possano fare delle cose alle auto che fanno scendere il chilometraggio. E la frode su un'auto importata in Italia o in Spagna, secondo i dati di Carfax, è 6 volte superiore rispetto all'acquisto di un'auto con una storia nazionale. E vado ancora oltre. Non puoi fidarti nemmeno in Italia. Quando ti vendono un'auto usata, indicando che l'auto è nazionale e che ha una storia nazionale dimostrabile, perché in molti casi i documenti sono stati falsificati. Quindi non possiamo più fidarci nemmeno di quello. E che dire anche dei danni nascosti, degli incidenti che hanno avuto i veicoli, di cui tra l'altro mi permetto di fare una parentesi e dirvi una cosa. Le auto con danni e incidenti non devono essere auto difettose o dannose. Ciò che è veramente pernicioso, denunciabile, è l'assoluta mancanza di trasparenza da parte di chi vuole vendere un'auto danneggiata. Che problema c'è se nell'acquistare un'auto danneggiata, se l'auto è stata riparata correttamente e secondo le regole e le tolleranze stabilite dal produttore, nel caso in cui si dovesse toccare il telaio del veicolo? Io stesso ho due auto che hanno avuto un incidente con queste caratteristiche, quindi incidente e danni nascosti non sarebbero assolutamente un problema se ci fosse uno storico di come l'auto è stata riparata, cosa le è stato fatto, fatture e informazioni che dimostrano che il veicolo è in buone condizioni. Perché no? Infatti, per molti meccanici uno dei loro divertimenti è poter acquistare auto di questo tipo, perché per loro la manodopera è gratuita, perché la riparano da soli. Possono possedere auto spettacolari che aggiustano nel tempo libero con poco a poco e la riportano come nuova, e lo fanno con molta cura. Questo accade da sempre e la maggior parte dei professionisti della riparazione che mi ascoltano sanno esattamente di cosa sto parlando. Quindi questo argomento non sarebbe un tabù se alcuni non volessero nasconderlo, ma non è solo che lo vogliano nascondere. Il problema è che in questo momento abbiamo il problema dell'importazione di automobili e delle importazioni di automobili dalla Germania. I PP20 per la Germania, come vi ho raccomandato in più video, è cambiato radicalmente. Perché? Ebbene, come sapete, all'inizio degli anni 2000 divenne una moda
portare le auto dalla Germania. Le loro BMW, Audi, Porsche, qualunque cosa, la maggior parte erano diesel di grande potenza e c'era tutta un'industria fiorente e persino gente che nel tempo libero in ogni città aveva qualcuno che portava auto dalla Germania. Le auto in Germania erano fantastiche, molto ben tenute e potevi accedere a un veicolo di fascia alta a un prezzo inferiore rispetto a quello che potresti ottenere in Italia o in Spagna. Tutto questo è andato sprecato proprio a causa del successo dovuto a diversi fattori. Sono entrati in questo affare molti concessionari, pirati e persone senza scrupoli che sono proprio specialisti nella vendita di automobili fuori dalla Germania, perché in seguito è molto più difficile rivendicare i difetti. Ci sono molti pirati che usano il sigillo di qualità tedesco per vendere le loro auto da altri paesi europei, poi all'interno della Germania. Anche se le auto non sono in Germania, te le vendano come se fossero negozi tedeschi. Insomma, è estremamente importante tenere presente che esiste un'intera fiorente industria di riparazione di auto danneggiate che entrano attraverso i Paesi Bassi e di solito finiscono in Polonia o in qualche paese dell'est, dove si staccano in qualsiasi modo e si scontrano male. Deciso di lasciare quelle belle, molto carine e venderle come se fossero nuove a prezzi folli. E sono auto che hanno avuto incidenti anche gravissimi, che sono nascoste e che sono state riparate in modo precario e, insomma, in questo momento, acquistando un'auto usata importata dalla Germania, devi usare soprattutto il buonsenso. Usiamo il buonsenso. Se ha un prezzo basso, devi essere sospettoso. Allora, con tutto questo panorama, come si può acquistare un'auto usata senza sbagliare? O meglio, è impossibile acquistare un'auto usata senza sbagliare. Quell'auto dei nostri sogni ha già avuto proprietari, ha già avuto utenti, ha già avuto successi. Normalmente il 20% delle auto in circolazione hanno avuto qualche tipo di incidente, qualunque cosa. Non hanno superato un motto, un collaudo, hanno avuto un incidente, eccetera. Ci sono auto come quelle della marca BMW, per esempio, il cui tasso di incidenti venduti di seconda mano è superiore al 50%. Anche se si tratta solo di un tamponamento in giro per la città, non stiamo parlando di niente di grave, ma sempre ha avuto un qualche colpetto. Sul mercato dell'auto ci sono più auto truccate di quelle intatte e così potrei fornirvi dati uno dopo l'altro. Quindi cosa fare? Innanzitutto fuggire come la peste dagli affari. In secondo luogo, se si vuole il tasso di fallimento al momento della riduzione dell'acquisto corretto di un'auto usata, è necessario farsi informare da un professionista. E quando dico fatevi consigliare da un professionista, non mi riferisco al fatto di rivolgersi a un professionista della compravendita per acquistare un'auto. Mi riferisco a tre passi assolutamente necessari che devi compiere. Il primo passo è la documentazione. Non accontentarti di quello che ti vende, di ciò che si vende l'auto con la sua storia, i suoi libri di riparazione che ovviamente vanno richiesti, come tutte le fatture di riparazione e manutenzione del veicolo. Quello che devi fare è andare sui documenti che ci sono online e in questo caso pagare una compagnia che ti dà lo storico del veicolo. Non mi interessa che compagnia sia e, in secondo luogo, vai anche a pagare le tasse della DGT e con questo spendete 50-60 euro, ma sapete già quanti proprietari ha avuto l'auto e tutta la storia. Con un po' di fortuna, un'azienda come Carfax si potrà conoscere non solo la storia dei proprietari, ma anche se si è verificato un incidente. Insomma, tutte le notifiche incrociate da parte di società finanziarie, assicurazioni, dealer, se possibile. Proprio a proposito di questo è importante, perché adesso in Germania ci sono tante frodi. Perché le leggi tedesche sulla privacy sono così strette da considerare che i dati di un'auto sono dati privati, così come il chilometraggio, che è molto più semplice commettere frodi
in Germania e i truffatori lo hanno imparato. E con questo chiudo la parentesi. Nel caso in cui tu ti fossi preso qualche informazione quando sei arrivato in quel luogo, in secondo luogo non comprate nessuna macchina senza aver fatto un test dinamico del veicolo e, se possibile, se non avete la capacità di determinare come va la macchina testandola, guidandola, lasciatelo fare a qualcuno che lo sappia fare. A questo proposito, tempo fa ho pubblicato un video. Il titolo era "Come i professionisti provano le auto usate" e vi insegna punto per punto come fare a provare un'auto. Acquistare auto online e restituirle è molto interessante, ma non siamo più nella pandemia. Alza il culo, prova su strada l'auto e, se non ti permette di provare l'auto su strada, non comprarla in assoluto. Vi racconto un aneddoto. Recentemente sono andato a comprare un'auto usata, volevo comprare un veicolo che sognavo da tempo. Ho rinunciato a portarla via quando tutto andava bene, perché non me l'hanno fatta provare fuori dal garage. Guarda, mi dispiace molto, ma se vuoi vendere un'auto devi essere disposto a farla provare minimamente da chi vuole comprarla, cosa che tu non permetti. A più tardi, arrivederci. E ho chiuso così. A meno che non compri un'auto danneggiata e sai già cosa stai comprando. E in terzo luogo, la mia raccomandazione è sempre di spendere soldi per fare un ispezionare l'auto da un professionista meccanico, o meglio da un perito, e portare l'auto in un'officina. Che venga revisionato in tutti i suoi punti e che il professionista o il perito determini qual è lo stato reale del veicolo, insieme al test dinamico e insieme a tutti i suoi documenti storici del veicolo che hai ottenuto in precedenza. Cosa significa tutto questo? Significa un costo fra i 3 o i 400 euro se vogliamo fare le cose per bene. Quindi sì, quello che ti sto dicendo è che se vuoi acquistare un'auto usata, il consiglio che ti fa è di avere una riserva di fondi nel budget di acquisto del tuo veicolo tra 3 e 400 euro per garantire che ciò che si intende acquistare soddisfi gli standard minimi. Questa cosa rassicurante, la verità è che non mi piace molto, perché nessuno, non importa quanto intelligente e esperto, non potrà mai sapere tutto e non sempre può capirlo al volo. Questo non garantirà il tuo acquisto, ridurrà la possibilità di ottenere qualcosa che poi ti costerà molto, molti soldi nel tempo e che ti faranno ricordare per molti anni quei 300 euro che non hai voluto spendere. Pensateci, pagate qualcuno affinché controlli metodicamente la tua macchina, da cima fino in fondo. Deve durare un'ispezione 2 ore, sappiamo che sappia dove guardare, cosa toccare. In questo modo, e grazie ai resoconti documentali del vostro veicolo, la probabilità di essere colpiti da una truffa diminuirà dell'80%. E non solo questo, ma potrai cogliere in tante dimissioni la persona che voleva ingannarti, con la quale finirai per sapere che ti stava nascondendo delle informazioni, e se ti nascondono delle informazioni dovrà spiegarti il motivo e dovrà essere convincente. Quindi il mio consiglio è che, tenendo conto del fatto che stiamo acquistando auto usate come se fossero auto nuove e non come auto nuove, spendete tempo e denaro per determinare lo stato più realistico possibile di quel veicolo. Non innamoratevi di un veicolo quando lo vedete, perché quello che ci frega è proprio questo: vediamo una macchina e ce ne innamoriamo, e lì rimaniamo sempre fregati. Bisogna imparare a controllare tu. Detto questo, io vi saluto, arrivederci, una buona domenica a tutti, al prossimo video.